Hello, sono The Duelist 92 e oggi vi porto la parte 2 di SpongeArvan. Prima di iniziare vi ricordo che in descrizione, come al solito, troverete il link alla parte 1, troverete il link con la lista del mazzo, troverete timestamp per il video e troverete i link utili come il mio Twitch e il mio Discord. Ora, nella parte 1 ho avuto tanto da dire prima di iniziare col gameplay, la parte 2 sarà simile. Quindi non perdiamo tempo nell'intro e andiamo dritti a parlare di Mulligan e di matchup peggiori nel meta. Parliamo di Mulligan. Prima di iniziare, però, vorrei fare un attimo un appendice a quello che ho detto nella parte 1. Ho un po' sopravvalutato la difficoltà del mazzo, probabilmente. Questo mazzo ha conti fatti, il livello di difficoltà 2 su 5, 2 stelle su 5. Sì, ci possono essere delle giocate interessanti, carine, con Cataclisma, Shield of Durand su Watchful Idol, ci sono un pochino di tech in questo mazzo, ma overall è abbastanza diretto. Non solo è abbastanza diretto, ma è difficile, ma allo stesso tempo un po' inutile giocare intorno a tante cose, perché il mazzo semplicemente non ha i tool per giocare intorno a tante cose. Se stiamo giocando in Ionia, dici ok, posso provare a giocare intorno a Vengeance, a Ravenous Flock, cose con un po' più di intenzione. Ma sei in demacia, non puoi farlo. Quindi, Il mazzo è overall abbastanza semplice. Questo non vuol dire che non beneficia dall'essere nelle mani di un player esperto, però chiariamola sta cosa. Va bene, Mulligan. Mulligan è abbastanza diretto, a conti fatti. Watchful Idol, 100% dei casi, non importa quanti ne hai, non importa che giorno è, non importa se fuori piove. Watchful Idol lo tieni. Ne tieni uno, ne tieni due, forse ne tieni pure tre. Questa carta è l'unico drop a 1 del mazzo, il drop a 1 migliore del mazzo, e prima lo vedi per come funziona la carta, meglio è. Forte anche contro aggro, perché spesso e volentieri ti può fornire magari due body per bloccare, dato che contro aggro non ti interessa troppo fare un tentacolo enorme, ti interessa semplicemente sopravvivere e poi outvaluarlo. Quindi Watchful Idol lo tieni 100% dei casi, il Illaoi la tieni 90% dei casi, tranne contro aggro Illaoi e si butta via. Ripeto, ancora, ne tieni una, ne tieni due, quelle che trovi tieni, sinceramente, il Illaoi è troppo forte, forse non ne tieni tre. A parte contro aggro, la carta è semplicemente troppo forte, è forte in curva, è forte come finisher, è forte col pomodoro, è fortissima, non c'è niente da dire. Quindi Watchful Idol sempre, il Illaoi sempre, tranne se contro aggro, e ci sono un altro paio di carte da discutere. Tentacle Smash è una carta che a me piace tenere se ho già qualcosa, se ho già una base di Mulligan in mano. Oppure mi piace tenerla in ogni caso se sono contro dei mazzi che early game giocheranno unità con 0 o 1 di attacco. Roba tipo Annie, roba tipo Faces of the Old Ones, Mirror Match, dove puoi killare Watchful Idol, ma anche Crackshot Corsair. Contro mazzi che giocano queste cose, Tentacle Smash generalmente spawno 3 e uccido un'unità gratis. Il che è solo forte. Se siete contro mazzi invece che vanno sul terreno abbastanza in fretta con unità grosse, Tentacle Smash è un buon keep se il resto della mano è forte, se avete già Watchful Idol o Illaoi. Per il resto, Petrified Broadwing e Answered Prayer sono altre due carte di cui discutere. Ora, ci sono mazzi contro cui ti serve avere tanto spawn in mano. Generalmente sono o mazzi molto lenti, contro cui vuoi spawnare tanto e subito, o comunque mazzi che in genere perdono da tanto spawn, da un tentacolo molto grosso molto presto, anche mazzi contro cui magari gareggi per chi ha le unità più grosse, è forte avere tanto spawn in fretta. Oppure ci sono mazzi che possono più o meno sempre minacciare i Kalgo, e contro quei mazzi vuoi avere tanto spawn in modo da poter ribuildare un tentacolo se ti viene ucciso un Ikalgo quando aveva magari 5 o 6 di salute. Esempi di questo tipo di matchup sono Noxus, roba tipo Ravenous Flock, ma anche Vengeance. Spawn soffre abbastanza queste cose. E la soluzione migliore che io ho trovato contro quel tipo di rimozione sul tentacolo è semplicemente cercare di ribuildarne un altro. Quindi in quei matchup, Answered Prayer è un buon keep. E Answered Prayer è un buon keep anche in matchup come Field Rush. O come paradossalmente Fate, Dolurk, matchup decisi da quanto è grosso, quanto in fretta il nostro tentacolo, il nostro Ikalgo. Quindi in quei matchup un po' specifici, Answered Prayer è un buon keep. Petrified Broadwing, per un caso strano,
Finisce per essere un keep mediocre quando Answer Prayer è un keep forte, e un keep forte quando Answer Prayer non è un keep. Quindi, qualsiasi mazzo contro cui ti serve avere tanto spawn, o per ribuildare i Kalgo dopo che muore, o perché ti serve proprio tanto spawn perché devi buildare tanto in fretta, Petrified Broadwing non è ideale, perché non è uno spawn, non è supporto per la strategia. In tutti gli altri mazzi, in tutti gli altri matchup, Petrified Broadwing è un ottimo keep, è un keep forzato. E anche contro alcuni di quei mazzi, tipo Lissandra Talia, roba così, Petrified Broadwing non è brutto nel mulligan, è solo che preferiresti vedere altro. Diciamo che se hai già Watchful Idol in Lao e poi ti trovi Petrified Broadwing, lo tieni. Per il resto, l'unica altra nota che voglio fare è Eye of Nagakeboros. Se siamo contro un matchup molto lento o un matchup che sicuramente ci ammazzerà tentacole, quindi gli stessi matchup in cui tieni Answered Prayer, fondamentalmente. Se abbiamo già una mano decente, Eye of Nagakeboros può essere un buon keep. Poi i matchup spesso e volentieri diventano la festa del grind, e nella festa del grind spawno due, pesco due in una carta, è super efficiente. Va stressato il fatto che in quei matchup Answered Prayer la tieni sempre, mentre Eye of Nagakeboros in quei matchup lo tieni solo se hai già qualcosa in mano, se hai già il Laoi o se hai già Watchful Idol. Se non li hai, spesso e volentieri preferisco cacciarlo e cercare qualcosa di più proattivo. E questo più o meno è il mulligan. Poi ovviamente Protector diventa un keep migliore in alcuni matchup, e se hai già una mano buona, Sharpsight o Shield of Durand diventano keep buoni. Se hai già una mano buona, in particolare Shield of Durand si energizza bene con Broadwing. Però queste sono le priorità del mulligan. Watchful Idol, Illaoi, Tentacle Smash, soprattutto in alcuni matchup, e poi o Broadwing o Answered Prayer. In base al matchup. Ora parliamo di alcuni dei mazzi peggiori che potete trovare in ladder, alcuni dei matchup più terribili da trovarvi contro. E iniziamo con il matchup peggiore, che casualmente è anche il mazzo più forte del meta e il mazzo più popolare del meta. Deserted Viego. A Deserted Viego ha due problemi di fondo. Prima cosa, come ogni buon mazzo Viego, è inevitabile. Eventualmente le Encroaching Mist crescono enormi. E dici sì, ma pure il tentacolo sarà sempre più grosso. È vero, il Kalgo sarà sempre più grosso di un Encroaching Mist. Ma le Encroaching Mist spawnano gratis ogni turno. E arriva un punto in cui ne puoi bloccare una, la prossima ti ammazza i Kalgo. E un Ikalgo su cui hai investito tantissimi spawn, tantissimo mana, che muore da due mist, è sempre un disastro. Inoltre c'è Viego che se per sbaglio flippa inizia a rubarti il tentacolo, c'è Hydravine che ne spawna due, c'è Legion Deserter che prima che te ne rendi conto è tipo un 11-10 Overwhelm che ti guarda imbruttito. Quindi è un mazzo contro cui non vuoi andare late, ma non riesci neanche a mettere troppa pressione early perché gioca tanti spider e tante cose che stabilizzano l'early game. Quindi già non è un bellissimo matchup. Poi c'è il vero problema del matchup, ovvero tre Flock. Questa lista gioca due Disintegrate, due Scorched Earth, oppure possono giocare semplicemente tre Disintegrate, Vengeance. Questo è il mazzo. E in genere questa è la combinazione di regioni che spesso e volentieri gioca più modi possibili per ammazzarti i Kalgo quando il Kalgo è già grosso. Ci sono altre combinazioni di regioni che sono più bra sono migliori a tenerlo fuori dal terreno, a non farlo diventare enorme i Kalgo. Questa è la miglior combinazione di regioni a killartelo, non importa quanto è diventato, quanto l'hai buffato. Quindi allo stesso tempo perdi late sempre e non riesci mai a portare veramente avanti il tuo game plan, perché anche se hai portato i Kalgo 5-5, 6-6, 7-7, a lui basta una carta e spesso e volentieri due o tre mana in media per killartelo. In genere, Noxus, Shadow Isles, Lenti sono tutti matchup negativi per questo motivo. Quindi vedete anche roba del tipo i mazzi che giocano magari Elise, Annie, oppure Elise, Kindred, quella roba lì, Kunguard, Noxus, Noxus, Shadow Isles. Però il più popolare e il peggiore come matchup è 100% Deserted Viego. Se non vi piace avere un matchup super losing, cioè parliamo di 80-20, 70-30 come matchup, se non vi piace avere un matchup così tanto losing contro il mazzo più popolare del meta, non è il momento di giocare Spawn. Lo dico proprio chiaramente. Un altro matchup ultra negativo è Fated. Semplicemente Fated ha un game plan molto simile a Spawn. Mette un'unità che di solito è Saga Seeker o è Wounded White Flame e poi lo fa crescere enorme. E gioca su quell'unità enorme.
Quando due mazzi così si trovano uno contro l'altro, parrà un po' brutto, parrà infantile dirlo, ma chi ce l'ha più grosso vince. E questo mazzo ci avrà sempre l'unità più grossa. E le unità Fated crescono molto più in fretta, in modo molto più efficiente delle unità del nostro povero Tentacolo, del nostro povero Hidalgo. E inoltre questa regione può, cioè questa combinazione di regioni può teccare roba come Blinded Mystic e Ashe, così anche se perde la gara può comunque silenziarlo, toglierlo dalle balle. Il problema grosso è che una volta che contro, in questo tipo di matchup, una volta che uno ha l'unità più grossa dell'altra, ti terrà costantemente fuori dal terreno perché è pieno di modi per usare il body advantage per killare, quindi single combat, cataclisma, concerted strike, tutta questa roba qui. Quindi è un matchup super super negativo, tanto brutto quanto Deserted Viego. E il terzo matchup iper negativo del meta è Tribeam. Wow, a due gli si piace un mazzo, quel mazzo perde da Tribeam, ormai è il trend. Caitlyn Ezreal è un matchup terribile, per tanti dei motivi di Deserted Viego. Ravenous Flock, questa lista non gioca Disintegrate, ma alcuni giocano Disintegrate, Thermogenic, Scorched Earth, e Tribeam Improbulator, tutta roba buona a toglierti il tentacolo. Generalmente è più facile per Deserted Viego toglierlo se il tentacolo, se il calvo è molto molto grosso, se hai spawnato tante volte su un tentacolo. Questa lista invece è meglio a spaccarti continuamente il tentacolo quando è media dimensione, costringerti a ribuildarlo ogni volta. Stranamente, il matchup contro Ezreal Annie, quindi la lista con Triplo Raven, Bloom e cose così, il matchup sembra essere un po' migliore rispetto al matchup contro Tribeam. E i motivi sono che, a parte che Annie come carta è molto debole a spawn, ma in genere i motivi sono che Annie Ezreal, quindi la versione con 3x Raven Bloom più Barn, è una lista più lenta. Ezreal Caitlyn gioca molto più per tempo, quindi ti toglie dal board e nel frattempo lui prende il board e semplicemente lo fa in modo troppo efficiente e con troppe rimozioni super efficienti come Scorched Earth per poter permettere a spawn di fare qualcosa. Questi sono i tre matchup peggiori da evitare come la peste proprio. Sono anche tre mazzi molto popolari. E inoltre qui vediamo altri counter, quindi dici minchia, sto mazzo è pieno di counter. Beh sì, è vero, sto mazzo è pieno di counter, ma questo mazzo è anche pieno di matchup molto positivi. Lissandra Talia è un matchup molto positivo, qualsiasi tipo di aggro finisce per essere un matchup positivo. Tanti tanti mazzi nel meta sono o neutri o molto positivi. O molto negativi, e questi sono i matchup molto negativi per spawn. Voglio parlare brevemente di Silverwing Chimes, quindi Bard Galio, è un mazzo che sta diventando molto popolare ultimamente e che è abbastanza forte contro spawn, non come i tre mazzi che ho citato finora, quella è proprio la triade della morte, Tribeam, Fated e Deserted Viego. Questo è un matchup negativo, ma non così tanto. E il motivo è che questo mazzo gioca 1 miliardo di challenger e tutto quello che fa è continuare a ucciderti i Kalgo, continuare a ucciderti il tuo povero tentacolo, prima che arrivi a avere più di 3, 4, 5 di statistiche. Tra Fleet Feather, Broadwing, coso, come si chiama? Silverwing Vanguard, Flight che spawna le Vanguard, poi gioca Concerted Strike, gioca Single Combat. Questo mazzo gioca 1 milione di modi per tenerti il tentacolo fuori dal terreno. Ma, contro questo tipo di mazzo, se riesci a fare un tentacolo spawnato molto in poco tempo, 6-6-7-7, diventa molto più difficile per questo mazzo gestirlo. Inoltre, questo mazzo è vulnerabile a Tentacle Smash, dato che sia Durant Sculptor che Esmus sono carte importanti da killare contro questo mazzo e le killi quasi gratis. Quindi, overall, è un matchup negativo, ma neanche troppo. E per finire, gli ultimi due matchup brutti di cui vorrei parlare sono mazzi Jace. Jace Lux, dopo averci perso l'ultimo video, mi sono andato abbastanza a informare, ho parlato con persone, ho visto statistiche, ed è un matchup veramente, veramente, veramente brutto. Ti tiene il tentacolo fuori dal terreno prima che possa diventare grande, con carte come Thermogenic, Mystic Shot e Shock Blast. Mette un terreno molto solido, e anche Jace col Challenger, Concerted Strike, roba qui. Tiene un terreno bello grosso, quindi è difficile trovare Tentacle Smash per value, è difficile andare sull'aggressiva nei primi turni, ci troveremo sempre sulla difensiva, e finisce che o ci perma uccide il tentacolo o mette pressure in mid game, o di solito fa entrambe le cose, questo mazzo è molto bravo a fare entrambe queste cose.
E quindi overall non trovi mai il tempo di sviluppare i calgo, di spawnare tanto, di farlo diventare grande e di giocare per il tuo game plan. Ultimo matchup di cui voglio parlare è JStack. Alcuni dei problemi sono gli stessi che contro J. È un matchup migliore di JSlax, ma comunque abbastanza negativo. Ci sono alcuni degli stessi problemi. Quindi Thermogenic, Mystic Shot, Shock Blast, tutte queste cose. Ti ammazza i calgo quando è piccolo. Ma questo mazzo ha anche modi per uccidere i Kalgo quando è abbastanza sviluppato. Piercing Darkness, Vengeance. Voglio parlare di questo matchup per accennare a due punti generici su Spawn. Spawn soffre carte come Vengeance. Quindi se immaginate il matchup. In questo matchup la soffri abbastanza. Ma immaginate anche un matchup come Field Rush. Field Rush dovrebbe essere un matchup super vincente per Spawn. Ma il fatto che ti possono tirare una Vengeance turno 4, turno 5. E uccidere un Ikalgo che è stato spawnato magari 6-7 volte, quello può trasformare un matchup ultra vincente in una sconfitta. Questo è il motivo per cui matchup contro mazzi come Field Rush e anche Deep, in teoria sembrano super winning per spawn, in pratica finiscono per essere un po' nella pari, un po' 50-50. Questo è un aspetto negativo del matchup contro JStack. L'altro aspetto negativo è che spawn è un mazzo che gioca sul terreno e gioca molto alto, ovvero gioca per un'unità che continua a far crescere. Non gioca con un terreno molto largo, quindi spesso e volentieri hai poche unità. E ne hai una o due, se hai anche il Laoi, molto grosse. Ci sono mazzi che giocano per andare molto larghi, quindi per avere un terreno sempre pieno di unità piccole. E generalmente Spawn non fa fatica contro quei mazzi. Contro mazzi che vanno alti, dipende da chi va più alto. E abbiamo detto il problema contro Fated è che Fated andrà sempre più alto. Però ci sono anche mazzi che vanno alti e larghi al ritmo pari. Un esempio può essere JStack, che inizia a spawnare tante torrette con 4-5 di statistiche, 4-5 magari di attacco l'una, e diventa un terreno molto minaccioso perché non hai modi di gestire, con un terreno, di gestire un terreno largo. Puoi uccidere una unità grossa, puoi uccidere tante unità piccole. Ma tante unità medio-grosse diventa molto complicato gestirle con Spawn. E questo è uno dei motivi per cui soffriamo da JStack, motivo per cui soffriamo anche da JSlax, ed è uno dei motivi per cui mazzi Chime ci fanno soffrire. Quindi Silverwing Chime, ma anche il più classico Chime Ionia. Non l'ho listato come matchup negativo perché Chime Ionia, più va avanti il meta, più diventa un matchup positivo per Spawn perché Chime Ionia cambia. Però all'inizio del meta, quando si giocava per esempio Bard Zed Elusive, era un matchup bello negativo per Spawn Jarvan. E ora come ora, Chime Ionia si gioca più come un midrange che come un Elusive. Ed è un matchup leggermente negativo, ma non completamente devastante. Questo è il motivo per cui non l'ho voluto segnare qui dentro. Ma ho voluto comunque, cioè voglio comunque accennare al fatto che attenzione ai mazzi che mettono tante unità grosse o medio grosse sul terreno. Va bene. Finora ho parlato solo dei matchup negativi e dei lati negativi in matchup drafting di SpongeJarvan. In realtà è un mazzo che ha anche tanti matchup positivi e tanti matchup neutri che possono andare 50-50 in base alla skill e in base alla fortuna. Va bene, andiamo nel gameplay. Se ve lo stesse chiedendo, sì, il volume del gioco è molto molto basso. Questo perché è la seconda volta che provo a registrare questo video. La prima volta mi si è buggato l'audio e quando ho iniziato a giocare è partito l'audio fortissimo. Ok, questa volta sembra che il bug non ci sia, quindi vado velocemente a rialzare il volume. Siamo contro Lurk. Lurk è uno di quei mazzi che contro cui c'è bisogno di buildare un tentacolo abbastanza grosso, abbastanza in fretta. Abbiamo Watchful Idol, il che ci rende Tentacle Smash solo forte. Questo spone un mazzo che vuole buildare. Stessa cosa vuole fare Lurk. Noi buildiamo più velocemente e lui builda tante unit. Il segreto in questo tipo di matchup è buildare velocemente un Ikalgo molto grosso e usarlo per applicare board control. Quindi Watchful Idol a 1. Speriamo che non lurchi immediatamente a 1, anche se la probabilità è abbastanza alta. Watchful Idol a 1. Tentacle Smash turno 3. Ammazzeremo qualcosa. E iniziamo a usare il tentacolo per controllare il board. Il nostro fido Ikalgo.
Qui sono due danni e li accettiamo. Ora, questo attacco può sembrare strano, ma innanzitutto c'è una buona probabilità che lui non lo blocchi, se vede, se capisce perché l'ho fatto. E in genere spawn è vero che vuole buildare un tentacolo più grande possibile, ma è anche vero che se io posso traddare tentacolo per un hatchling, cioè uno di tentacolo, quindi uno di spawn per un hatchling che tra un paio di turni sarà enorme, diciamo che lo faccio volentieri, ecco. Red fino a Mercoso. Tentacle Smash, andiamo a uccidere lo Snapjo. Andando a uccidere lo Snapjo diventa 5. 5 purtroppo non potrà bloccare nient'altro. Quindi potrei quasi andare a uccidere qualcos'altro in realtà. È partito molto forte lui e la cosa mi dà fastidio. Se uccido Red fin adesso, Icalgo mi va a 2 di vita. 2 di vita poi non può giocare, preferisco uccidere il più piccolo. In questo caso sto sacrificando HP per conservare la salute di Icalgo. C'è pure uno Sharkling. Questo sta diventando una situazione problematica. Ora non voglio traddare Icalgo per Xerxes e Hatchling. È stato furbo lui prima a non bloccare. Se avessi avuto una mano di tipo diverso avrei anche bloccato. Ma dato che non ho praticamente altri spawn in mano, c'ho soltanto Answered Prayer, non posso permettermi di perdere il tentacolo. Qui sono fortunato che non mi è, che non ha lurcato, perché sennò sarei in una situazione ancora peggiore. E questo è un po' un problema con questo tipo di matchup. Se in questo tipo di matchup, e in genere se in questo mazzo pescate tanti tool di board control, ma non riuscite a stabilire veramente un board, dato che il nostro board control si basa sul far schiantare un'unità, in questo caso è Galgo, sul terreno avversario, pescare tante carte come Cataclisma e Single Combat è come non pescare. Cioè, questo è il problema di fondo. Qui probabilmente andrò per Cataclisma. Gli killo uno. In questo caso gli killo il Fearsome, la salute che hanno non importa, non esiste un'unità nel mio mazzo che ha uno di attacco, tranne i Calgo base. Gioca Ruthless Predator. Sinceramente speravo non lo giocasse, se lo gioca è GG, fondamentalmente. Se lui qui va in open attack, la partita è finita. Questo è uno dei casi in cui, Demacia è un po'... Demacia ci dà un po' di problemi, fondamentalmente. Open attack, ha beccato il Lurk e abbiamo perso il game. Questo succede quando la mano si affolla di... soprattutto di control tool. In questo caso avevo single combat e doppio cataclisma, che era come non averle in mano, cioè era come avere un single combat in mano. Letteralmente due carte nella mia mano erano morte, perché non avrei mai avuto la salute sul terreno per usare tutte e tre le carte. Vabbè, siamo stati sfortunati con la mano e lui ha risposto nel modo migliore in cui poteva rispondere in questo matchup, ovvero una mano super aggressiva che ci ha messo un sacco di pressione. Va bene, va bene. Siamo contro Deep. Matchup contro Deep è abbastanza favorevole per noi. E il motivo per cui dico che è abbastanza favorevole per noi è che Deep, cioè entrambi i mazzi vogliono fare più o meno la stessa cosa, vogliono rampare. Ma spawn rampa in un modo più lineare, mentre Deep, finché non arriva Deep, non fa niente. Quindi i tre archetipi Bilgewater adesso presenti nel gioco fanno più o meno tutti la stessa cosa, ma la fanno in modo diverso. E in questo particolare matchup direi che siamo abbastanza avvantaggiati. Sono indeciso se tenere Answered Prayer o no, e anche se tenere Tentacle Smash in realtà. Potrei usarli come risposta allo Scarabeo, ma c'ho Petricide Broadwing, che è una risposta più generica allo Scarabeo, e preferisco cercare qualcosa di meglio nel Mulligan. Tipo Watchful Idol. Watchful Idol è perfetto. Se avessi avuto Watchful Idol avrei sicuramente tenuto Tentacle Smash e Answered Prayer. La decisione era tra Petricide Broadwing e Answered Prayer. Ho letteralmente dovuto prendere quella decisione. Qui passo, è un passo super strano, ma voglio avere la possibilità di punire Scarab se lo gioca.
quindi qui ho un buon Brightsteel Protector. Brightsteel Protector su Watchful Idol. Può sembrare strano che sto proteggendo l'Idol invece del tentacolo. In realtà se lui va per i Calgo in questo momento, io perdo due spawn, ma ne ho ancora uno. Perfetto. Altrimenti, non, cioè fondamentalmente sto perdendo due spawn invece di uno, ma gli sto levando il Jawlanter, che è un problema contro di noi. Jawlanter è molto forte contro questo mazzo. Potremmo quasi dire che è una tech per counterare questo matchup. Talmente forte che sono costretto a fare tutto sto bordello solo per levare Jawlanter. Ora, attaccare con i Calgo qui significa che lui può bloccare con Maokai, poi tirare Undergrowth e killarlo. È brutto, ma non posso prendermela troppo. Non posso prendermela troppo lentamente in questo matchup. Va bene, mi ha tirato via il Fist. Il Fist significa che perderò il Broadwing. Sono triste, ma l'importante è che lui perde il Jawlanter, sinceramente. Questo turno vorrei far entrare il secondo Watchful Idol. Purtroppo non stiamo pescando molto spawn. Stiamo avendo un paio di mani sfortunate in cui mi arriva soltanto il Demacia Support e zero dello spawn, praticamente. Che cazzo. And so life springs anew. Probabilmente questo turno sarà Watchful Idol. E vorrei trovare un modo per spendere del mana. Cioè, veramente vorrei poterlo fare. Mi uccide una Protector, il che è particolare. Pensavo volesse togliermi uno spawn. Sia Cataclisma che Single Combat sono abbastanza sprecate in questa situazione, sinceramente. Nessuna delle due può uccidere Maokai. Quindi anche se è veramente, veramente feels bad, sono costretto a bruciare 4 mana. Che o brucio 4 mana o brucio una carta perfettamente usabile, insomma. Qui faccio doppio attacco, Jarvan entra in, c'ho il mana aperto per single combat. Ancora una volta abbiamo preso una mano un po' triste, un po' scarsa. E vediamo che ne viene fuori. Lui ha 26 carte, quindi è ancora abbastanza lontano da... dall'andare deep. Dato che è abbastanza lontano, vogliamo killare questo Maokai. Purtroppo non lo killeremo prima che lui possa calare qualcosa. In realtà preferisco killare Siskarab piuttosto che killare Maokai. Siskarab è una fonte di toss più consistente, più veloce, quindi... E anche perché quando lui va deep, lui, cioè quando andrà deep, Siskarab diventa un problema. Anche Maokai è un problema, actually, quando ho deep. Però tra le due do priorità a togliere Siskarab. Perché è più tosta, più tosta se ne riesce a calare più di uno. Invece Maokai, se ne ha un altro in mano, in questo momento è veramente legno. Jettison. Spero di riuscire a togliergli Maokai prima che lo flippi. Potrebbe starlo flippando. E se lo flippa adesso... Ho preso un brutto rischio. Se lo flippa adesso e lo flipperà adesso, sono praticamente sicuro. È un problema. Sì. Ho veramente sfanculato. Dovrebbe flipparlo adesso. No, quanto gli manca? No, in realtà ce ne manca ancora un po'. Perfetto, meno male. Meno male. Devourer of the Depth. Chi si va a mangiare? Si va a mangiare Jarvan. Teniamo sempre d'occhio lui. 22. Paolo Cannone. Potrei o sacrificare Jarvan per killare il Devourer o sacrificarmi Brightsteel. A sto punto mi sacrifico Brightsteel e dopo userò un Cataclisma o qualcosa per killare lui. Ho bisogno di levare Maokai però. Cioè, ora ho paura e devo levare Maokai veramente. Forse togliere Siskarab è stato un grosso errore prima. Actually lo è stato, sì. Qui ci toglie spawn. Potrei sacrificare Jarvan. Non lo vorrei fare però.
Potrei sacrificare i Calgo, ricalarne un altro e trattare del danno. Non sono un fan di nessuna delle due cose, sinceramente. Penso che farò Spawn 2 adesso. E il prossimo turno inizio con Cataclisma. Il Cataclisma gratis di Jarvan. Se ha Nautilus. Nautilus actually sopravvive. Sopravvive il Concerted. Il che è un problema. Però posso usare Jarvan almeno per del value in questo turno. È assurdo che sopravviva il Concerted Nautilus, porca troia. Lo sopravvive di uno. Comunque non c'è, cioè, comunque non mi cambia la giocata. Al massimo potevo fare open attack, cose stupide. Ok, Maokai ce ne frega veramente poco. Qui probabilmente sarà attack into Golden Aegis riattack. Deve sacrificarsi Maokai adesso. Non capisco perché abbia fatto Maokai adesso. L'unica cosa che può andare male ora, che non mi fa attaccare, è un altro Devourer. No, non lo può fare un altro Devourer. Può fare Abyssalaya al massimo. E contro Abyssalaya. A questo punto do barriera a Jarvan perché devo vincere. Vabbè, ma in realtà cioè, o vinco adesso o perdo perché ho finito le Illaoi. Avrò finito anche gli spawn e le cose, quindi devo chiudere ora. Ok, sto game è stato un filo più sporco di quanto avrei voluto. Però è andato bene. Tra parentesi, se giocate deep, non so quanto Jawlunter sia forte negli altri matchup, ma se giocate deep e volete essere più forti contro spawn, occhiolino, occhiolino, Jawlunter è una grande risposta. Andiamo alla prossima. Fa un caldo bestiale. Mamma mia, mi sento male. E non aiuta il fatto che di solito registro questi video nel primo pomeriggio. Quindi. Dovrei iniziare a registrare la sera. Ma di solito la sera sono più occupato. Ah, andiamo alla prossima, andiamo alla prossima. Abbiamo messo un po', siamo contro Giovanni. Ah, ciao Giovanni. Ok, siamo contro Spawn Lux. Abbiamo già parlato di questo mazzo. Il matchup in realtà è un po' particolare perché Lux finisce per essere utile contro Spawn. Finisce per essere una tech decente nel mirror. In ogni caso, comunque direi che il vantaggio è nostro. A livello di matchup, perché abbiamo più carte versatili, più carte flessibili, mentre invece lui è praticamente committato, cioè lui avrà carte nella lista che funzionano malino. Avrà Lux che arriva, che deve arrivare per forza tardi, avrà meno spawn di noi, avrà carte come Vanguard Sergeant che... Ok, For Demacia è un bel modo di stallare in questo matchup e nient'altro. Qui è sempre Tentacle Smash. Lui ha Hired Gun, che è una cosa abbastanza inusuale. Mi sembra che lui stia giocando una lista molto vecchia. Radiant Strike. L'abbiamo presa al culo. Cioè, proprio. Senza mezzi termini. Radiant. Guarda, a tutto l'avrei giocato intorno, ma non a Radiant Strike. Ma che? Vabbè, Illaoi. Purtroppo avere il Illaoi con poco, con un incalco piccolino non è una bella situazione, ma. La puoi sempre mandare all'attacco. Illaoi spona. E anche quando c'è un tentacolo così piccolo, Illaoi è. Comunque guadagna abbastanza statistiche da valere la pena l'attacco. Questo turno sarà sicuramente Tentacle Smash. Ok, Spawn 4. Spawn 4 è preoccupante. Spawn 4 è preoccupante perché se gli lascio spawnare questi 4, il tentacolo va a 6-6. Che succede? Vediamo un po' cosa posso fare in risposta a questa giocata. Potrei giocare Tentacle Smash. Vabbè, 3 di 15. Potrei giocare Tentacle Smash dopo Answered Prayer. Spararlo qui sopra.
E il mio tentacolo avrebbe la dimensione del suo. Quindi staremmo traddando tentacoli e io ho un Illaoi che sta flippando nel frattempo. Sure, e posso tenere single combat come risposta. Quindi tentacle smash. Togliamo Watchful Idol. Importante togliere Watchful Idol in questo caso. Oddio, in realtà avrei dovuto togliere Seize Voice. Ho fatto un grande errore, avrei dovuto togliere Seize Voice. Sono costretto ad accettare questo single combat. Avrei dovuto togliere Seize Voice e avrei dovuto usare single combat sul Watchful Idol. Fortunatamente ha perso uno di vita sul tentacolo lui adesso. Quindi se va in full attack posso fare così. E in realtà posso anche usare il mio di single combat per togliere il suo Seize Voice. Quindi adesso io avrò un tentacolo 1-1, lui ci avrà una Red Gun. La differenza è che io ho 4 carte in mano, due delle quali sono Eye of Nagaboros. E le due carte in mano. E i 3 HP di differenza sono ininfluenti. Legit, proprio, non gliene frega un cazzo a nessuno. Buru Lookout è un'ottima pescata. Preferisco lei piuttosto che Eye of Nagaboros. Perché ho ancora carte da giocare in mano. Non sono per niente sotto pressione nel finire le risorse. Quindi sono nel chilling in pratica. Qui potrei mettere pressione col tentacolo. La paura è che Sharpsight. In realtà no, non c'è nessuna paura, a meno che non ha doppio Radiant Strike, e se ha doppio Radiant Strike vuol dire che ha finito le carte in mano. Tentacolo può sempre menare. Eye of Nagaboros significa che anche a Burst Speed lui può diventare 6. E il mazzo avversario non ha modo di killare un'unità se non con statistiche. Non ha modo di killare i Kalgo se non con le sue statistiche, quindi sono sempre nel chilling. Questo turno in realtà potrei fare Eye of Nagaboros Open Attack, ma non mi serve. Preferisco Petrified Broadwing, fargli sviluppare qualcos'altro. Erfe, era esattamente quello che volevo. Ha speso del mana, quel mana sta per essere mangiato da Jarvan. Abbiamo doppio Cataclisma in mano se dovesse provare a fare qualcosa di fancy. Ci killa il tentacolo, boh, amen. Cioè, non che io sia ok con sta cosa, ma pazienza. Finché la cosa critica da capire di questo tipo di matchup è che finché lui non ha un tentacolo, cioè finché lui non ha un tentacolo più grosso del mio, io sono contento. Suona veramente male quando lo dici così, però. Finché lui non ha più statistiche sul tentacolo di me, sono super ok. L'importante è restare pari. Il momento, in questo tipo di matchup, in mirror match, il momento in cui l'avversario ha anche uno solo di statistiche in più sul tentacolo e può traddare positivo, quindi può uccidere il nostro tentacolo col suo, può ucciderci i Kalgo col suo tentacolo che è ancora vivo, quello è il momento in cui si perde il mirror match. Perché questo mazzo non ha modo di. Ha come buff. Ha un buff di 1 di attacco in Sharpsight. E non ha modo di killare un'unità che se non facendola combattere con qualcos'altro. Per questo ero spaventato quando gli ho lasciato avere il tentacolo 7-7 quando io l'avevo 6-6. Fortunatamente lui ha lanciato il tentacolo su Illaoi. Che sì, ok, Illaoi andava levata, ma così facendo mi ha permesso il trade pari. Ok, siamo contro il grande counter, siamo contro la morte dei sensi. Però abbiamo una mano veramente devastante. Questa è proprio as good as it gets. Jarvan purtroppo non è una bella pescata. Oh, cioè non è che puoi avere proprio tutto, cioè proprio il tutto dalla vita, Dio Cartus. Ok. Guarda. Detto proprio con affetto. Doppio Watchful Idol, doppio Illaoi. Se riesco a perdere sto matchup pure con una mano del genere, a meno che pure lui non ha la mano di Dio, io chiamo bullshit, cioè veramente. Comunque sono contro un matchup orribile, va bene, lo capisco, ma cioè, lasciami stare. Qui passo. Answered Prayer non sarebbe una brutta giocata, ma ho paura, non voglio investire troppo su un tentacolo.
Quindi il mio game plan è in questo turno giocare il Lowy. Il mio game plan è giocare il Lowy questo turno, tankare del danno. Perché sicuramente finirò per tankare del danno. Guarda, francamente, che Flippy e Lies me ne frega un cazzo. Quello che mi interessa è non andare sotto Ravenous Flock o Disintegrate, Scorch e Dirt, tutta quella zozzeria. Flock adesso su Tensu, sui Calgo, comunque non lo killa. Quindi, guarda, i danni li prendo. L'Elise gliela faccio flippare, l'importante è che il mio board è solido. Qui stiamo guardando un flip di Lowy a turno 5, che è una cosa solida. L'unico problema è che dovrò iniziare a togliergli un po' di ragni, perché se gliene faccio avere quanti ne vuole... capito. Vengeance, è successo quello che non doveva succedere. Vabbè, che ci vogliamo fare? In realtà qui potrei giocare Shield of Durand. È una giocata molto strana precommittarlo adesso, ma se lo precommitto adesso, il Lowy dopo sarà fuori dal range di qualunque cosa. Sarà full vita il turno dopo. Oppure la giocata più normale sarebbe fare Answered Prayer, Tentacle Smash su Elise. In realtà non è una giocata molto buona, perché dopodiché il tentacolo può morire da Vile Fist, e lui ha il mana per fare Vile Fist. Però a quel punto io ci avrei Sharpset. Quindi sì, preferisco così. Purtroppo non flippo il Lowy questo turno, il che è un peccato. Perché il Lowy quando muore, ovviamente il counter di level up resetta. Faccio così. Tentacle Smash. Eh sì, cioè sono consapevole che avergli fatto flippare l'Eyes è una giocata un po' borderline. Ma sinceramente io preferisco giocare per il mio game plan piuttosto che per impedire il suo. Questo Ravenous Flock è particolare. Potrei lasciar morire questa Lowy o potrei iniziare a usare risorse per tenerla in vita. Dato che lui sta usando Flock e mi dà la possibilità di tenerla in vita e non ha più il mana per fare Vile Fist, io direi... Sharpset la tiro. Entrambe le mie unità super importanti muoiono da Vile Fist, ma dovrebbe avere due Vile Fist per pulire questa Sharpset. E sinceramente, se devo correre, cioè se devo decidere quali e quanti rischi correre, cerco di proteggere un Lowy. E se Lowy è 13 di 15, teoricamente potrebbe quasi avere senso bloccare con un tentacolo e mandarlo a morire per far flippare il Lowy in modo che questo il Lowy sia flippato. Lui passa. E a me questo pass mi sta bene? Mi sta bene. Posso andare in open attack qui. Actually potrei attaccare solo con il Lowy. Usare Shield of Durand più Jarvan. Cioè, se attacco con il Lowy, perché non attaccare con col tentacolo? Tanto uno dei nemici se lo magna Jarvan. L'altro devo comunque usare una protezione per proteggere, quindi... D'altronde se il Lowy attacca lui va a 2 di salute, non ci ho pensato, quindi... Sono stato un po' un idiota anche solo per averci pensato. Tu non giochi Withering Whale, vero? No, tu non la giochi. Cioè, chi giocherebbe Withering Whale in quel mazzo? Lui gioca Withering Whale, lo sapevo, è tutto finito, voglio spararmi. Vabbè, in questi casi si perde i calgo piuttosto che perdere il Lowy. 100-100, non è neanche un dubbio. Disintegrate, guarda, sinceramente me ne frega proprio un cazzo. Disintegralo pure, Jarvan. Mi dispiace, ma... Boh, amen, cioè. Una cosa che ho scoperto, e che mi ha fatto veramente imbestialire, è che Disintegrate, anche se danneggia, anche se il danno non lo prendi, perché l'unità c'ha barrier, te killa lo stesso. Questa è una cosa che, quando l'ho scoperta, sono un po' uscito di testa. E questo è il motivo per cui Golden Aegis è forte. Golden Aegis su Lowy. E Lowy si fulcura il tentacolo e lei attacca con 16
È una barriera. Stuccate proprio. E il game è finito. Siamo riusciti a battere il nemico finale. Il nemico finale che francamente aveva pescato una mano bruttina. Mi ha tirato soltanto un flock e un disintegrate. Oh, considerando che c'ha 8 modi di mettermi pressione sul Lau e compagnia. Inoltre quel disintegrate su Jarvan invece che sul tentacolo era un filino sospetto. Ah, comunque. E questo era Spawn. Sinceramente Spawn Demacia, Spawn Jarvan, chiamatelo come volete. È un mazzo che mi ha divertito molto giocare. Generalmente mi piace molto giocare questo tipo di mazzi contro l'F, che sono relativamente facili da buildare e da rifinire all'inizio di un meta. Proprio in modo che mentre gioco questo mazzo ho tutto il tempo di vedere il meta come si sviluppa e poi di decidere su cosa vorrò investire tempo la prossima volta. Va bene, prima di salutarvi vi dirò che il prossimo video sarà probabilmente una tier list delle regioni su Runeterra in questo momento, dopodiché ci sarà un'altra analisi gameplay, probabilmente dopo inizierò la tier list dei campioni che uscirà in 3 video, è un progetto enorme la tier list dei campioni ma che voglio far uscire prima della prossima patch, quindi l'attesa non è finita, insomma, però raga, poco ci manca, a meno che non mi succeda qualcosa. Meno che non mi spezzo una gamba o qualcosa del genere. Ma pure se mi spezzo una gamba. Cercherò di farla uscire prima della prossima balance patch, la tier list dei campioni. È solo che, cioè, cercate pure di capirmi, sarà più di 3 ore di video in 3 parti separate almeno. Oddio, non lo so se più di 3 ore di video, però 2 ore e mezza sicuro ce saranno. Quindi cercate di capire perché ho veramente l'ho delayata per tanto tempo. Va bene, TheDuelist92 vi saluta, vi auguro buona serata e in bocca al lupo contro il caldo. Bye bye!